Ciao, sono Rade Krunic e questa è la mia puntata di Under My Skin. Famiglia, fede, sogni realizzati e radici profondissime legate alla storia del paese natio. L'inchiostro sottopelle di Rade Krunic è la rappresentazione dei cardini della vita del centrocampista bosniaco, con una vera e propria passione per i tatuaggi nata grazie ad un idolo in particolare. L'idea era nata da quando seguivo il calcio, da quando ero piccolo. Mi piaceva sempre vedere i giocatori, i calciatori che seguivo quando sono tatuati, soprattutto Beckham mi piaceva tantissimo. Forse io non farei mai così tanti, ma comunque mi piaceva tanto da tempo, e certamente quando ero giovane, per colpa di miei genitori, non potevo farlo, ma quando sono cresciuto e quando sono andato da casa a giocare il calcio, ho deciso di fare i primi tatuaggi con, direi, 20-21 anni. Da noi in Bosnia, in Serbia, si faceva molto meno rispetto a qua. Qua vedo la gente, quasi tutti hanno i tatuaggi. Non avevo un amico che potevo vedere, solo i giocatori che vedevo sulla TV, e mi sono ispirato su di loro. Questione di estetica, mischiando diversi stili e affidandosi alle mani di tre differenti tatuatori, ma anche questione di significato. Dietro ogni tatuaggio di Rade Krunic c'è una storia ben precisa, anche per quelli apparentemente più forti. Per me tutti significano qualcosa, e soprattutto all'inizio non potevo fare qualche tatuaggio che non significa niente. Li ho fatti piano piano, non una volta, tipo li ho fatto in 5 anni ogni anno qualcosina, e adesso sono diventati abbastanza. Più pazzo? Sì, ce l'ho Joker, che forse è un po' fuori mio stile. L'ho fatto solo perché mi piace lui, come si presenta, quello che pensa, che non se ne frega delle altre cose, si vive una volta e basta. Dal primo tatuaggio a quello più doloroso, passando per una fede che lo accompagna ogni giorno e per sofferenze mai dimenticate, Rade parte da due iniziali sui polsi per portare ancora più dentro se stesso affetti che lo accompagnano in ogni momento della sua vita, onnipresenti lungo tutto il braccio sinistro insieme a un sogno divenuto realtà. Avevo 20 anni che ho fatto, sono iniziali due ho fatto nello stesso tempo, che questo ovviamente non c'era, quindi solo iniziale di mie due sorelle, quindi Alexandra e Milica. E questi sono due tatuaggi che per me, ovviamente, sorelle sono più importanti al mondo, e quindi li ho fatto per quello. Anche ai miei genitori, loro non sono tatuati, ma comunque gli piaceva sempre, solo che soprattutto papà mi diceva sempre di non esagerare, perché lo sapeva, se fai una, come dicono, va avanti, li fai sempre di più, e quindi lui aveva paura solo di quello. Potrei dire che pure una dipendenza, ovviamente all'inizio quando li fanno male, ma poi a me fa un gran piacere dopo vederli, perché mi piacciono davvero tanto. Più male questo qua, che sarebbe il secondo tatuaggio che ho fatto, che questo qua è la preghiera Padre Nostro, solo certamente nella mia lingua, e questo è cirillico perché io sono ortodosso, è l'unica differenza rispetto al vostro, e mi sa che ha messo quasi 3 ore. Guerriero è la mia nazionalità, di quello che è successo tanti anni fa, che quanto abbiamo sofferto nel tempo. Ovviamente ho fatto per quello uno guerriero che prega davanti alla croce, e più ho fatto la chiesa della mia città, dove sono nato, dove abitano ancora i miei genitori e dove vado anch'io quando ci ho tempo. Sono io che stavo per realizzare i miei sogni, salgo verso i miei sogni, e poi ho completato con le cose per fortuna, 4 fogli rosa, e più ho completato con Busola, che fa vedere nel quel momento quando ho fatto tatuaggio,
più importanti nella mia vita, che sono fede, calcio, famiglia e amici. E queste sono le date di nascita dei miei genitori e più mie due sorelle, quindi della mia famiglia. E più sotto c'è scritto che la mia famiglia è la mia vita. Loro hanno fatto tanti sacrifici per me, per darmi opportunità di diventare questo, perché la gente ha meno soldi, soffre un po' di più e quindi non era facile. In tutto questo i miei genitori sono stati più importanti della mia carriera. Quattro parole chiave, è una chiave di tutto, chiamata famiglia. Tra i simboli della vita di Krunic però c'è anche un numero, il 33, che Rade ha deciso di marchiare sul suo polpaccio destro, zona in cui Krunic ha voluto anche incidere sotto pelle uno dei tatuaggi ai quali è più affezionato, simbolo di resilienza e di voglia di non mollare mai. Il numero, solo il numero che mi piaceva quando sono arrivato all'Empoli, era libero e volevo prenderlo. Poi il numero 8 dopo avevo preso, perché quando sono stato in Serie B non era possibile prendere 33, perché non so, per le regole della federazione, e per quel motivo ho preso 8, altrimenti tenevo sempre 33 come ho fatto fino adesso, se ovviamente c'ho possibilità. Trust ho fatto per questo che c'è sotto, che sono due mani con un mano che c'ha al posto al dito c'ha il serpente. Quindi vuol dire di stare attento con gente che forse vuole provare a esserti amico. Non devi avere fiducia in tutti, non devi essere amico con tutti, quindi solo di stare attento nella gente che è intorno a te. Ho completato alla fine solo questo, e questo qua, prima vi ho parlato di Joker, qua è la sua frase che lo dice, più questo forse direi la frase più importante nella mia vita, che per me significa tanto. Se non puoi correre, cammina; se non puoi camminare, gattona; fai qualsiasi cosa ma non smettere mai di provare. Tanti tatuaggi fatti e tanti ancora da fare. Le idee su come proseguire a tatuare il proprio corpo a Rade Krunic non mancano, ed oltre ad una dedica ad una famiglia allargata in futuro, c'è anche un misterioso spazio riservato a un sogno chiamato Milan, utilizzando le stesse tinte d'inchiostro usate sinora, il rosso ed il nero. C'ho tante idee, vorrei fare forse la schiena, ma soprattutto l'altro braccio, che quello quando vi parlavo prima di quello di Beckham, di quello che mi piaceva, mi piacevano sempre tutte e due braccia che tatuate, ma io non volevo fare questa perché non sono sposato ancora, non ho i bambini, forse dovrei lasciare spazio anche per tutto l'altro, questo che si può succedere nel futuro. Magari mi piacerebbe anche tatuare, se vinciamo qualche trofeo, qualsiasi trofeo, e lo tatuerei volentieri. A parte c'ho anche nel mente un tatuaggio che parla del Milan, che per me significa tanto, ma comunque non lo farei mai finché sto qua. Quando andrò via da qui sicuramente faccio un tatuaggio del Milan, del cosa è Milan nel mondo. Io so che anche tutti i giocatori, quando arrivano in una squadra, dicono che è stato sempre il sogno, e che sia voi che i tifosi non credono in queste cose, ma davvero il mio sogno è stato sempre il Milan. E quindi per me davvero significa tanto, e quando parlo di questo parlo davvero, e parlo di cuore. Sono i colori che mi piacevano da sempre e li ho fatti prima di venire qua, quindi può essere anche il mio destino.